Ciao a tutti, inizio oggi una serie dedicata al nuovo Scarlet Nexus, non so se diventerà una serie fissa, per intanto mi incuriosiva, volevo provarlo. Quel poco che ho fatto di test, il gioco somiglia mo ricorda molto i God Eater e anche Code Vein, che sono sempre della Bandai. Rispetto a questi sta prendendo leggermente un po' di voti più alti, diciamo, perché gli altri non è che viaggiano su questi. E siamo su un boh 80 sostanzialmente. Sembra interessante, sistema di combattimento, la storia pure, qualcuno invece però lamenta dei buchi, qualcuno dice che viene raccontato in modo un po' naif, nel senso che forse i dialoghi non sono così, sono un po'. Allora, la musica sta andando su a palla, ma io l'ho abbassata, ma boh, sembra che perlomeno qua se ne freghi. L'engine è l'Arial Engine, però il gioco in generale è tutto abbastanza leggero, cioè anche a livello di qua la versione PC occupa solo una quindicina di giga per intendersi, perché c'è, secondo me è abbastanza, ed è una delle lamentele, una ripetitività degli assets, quindi delle texture, eccetera, eccetera. Sistema combattimento, nel test che ho fatto, a un certo punto sembra che si possa usare almeno un altro personaggio e la dinamica ricorda un po' Genshin Impact, cioè del fatto di una specie di collaborazione, come dire, di sinergia tra i due personaggi. La storia sembrerebbe essere divisa in due parti, cioè dal punto di vista maschile e dal punto di vista femminile. Non so esattamente come funziona, cioè nel senso all'inizio possiamo scegliere. Probabilmente può essere che quando finisca uno, poi fanno una nuova partita con l'altro. Non so se sono proprio separati in questa maniera netta o se poi inizi con uno ma poi interviene anche la storia dell'altro. Io preferirei che fosse così, ma non so dirlo in questo momento. Niente, facciamo una nuova partita. Io inizierei dal maschietto, che è anche il primo che si presenta, diciamo. Proviamo a giocarlo difficile, perché ho letto di qualcuno che si è lamentato che oh, se dovessi tornare indietro sarei partito subito con difficile. Non lo so. Credo che si possa modificare in game, per cui non è un problema. Poi dopo una specie di OAV alla fine, qualcuno si è lamentato anche che non è tutto cartoon, ma un po' i dialoghi vengono un po' presentati in maniera semplificata. Vabbè, possono essere dettagli, l'importante è la qualità della storia. Ripeto, non so niente, vedremo. Tra l'altro adesso stanno uscendo un sacco di giochi, sta uscendo anche Monster Hunter Stories 2 che mi sembrava. L'ho provato su Switch, mi sembra carino. Sempre io vorrei fare 850.000 cose, ma vedremo, insomma. Comunque, Yuito Sumeragi appartenente a un'illustre famiglia che discende direttamente dal padre fondatore. Yuito è un ragazzo allegro, ottimista e dal cuore gentile. Dopo essere stato salvato da un membro della FSA, che per il momento non sappiamo cos'è, ha deciso di arruolarsi nello stesso corpo militare per poter salvare le persone in difficoltà. Nell'FSI, quindi combatte a distanza ravvicinata facendo uso delle spade e di abilità psicocinetiche. Però proviamo a guardare un attimo anche lui, anche lei, perdon. Kasane Randall, selezionata la FSA, quindi questa è stata selezionata, non c'è entrata. Era una cadetta d'elite dell'Accademia, razionale, distaccata e dall'aria indifferente. Quindi abbiamo lui gentile e lei psicopatica. Iperfredda, l'unica persona con la quale si confida è la sorella adottiva, legata a lei da un forte senso di lealtà. Kasane è disposta a fare qualsiasi cosa per la sorella. Oh, ok, un cuore ce l'ha quindi. Combatte a distanza grazie ad attacchi multilama a lungo raggio, quindi cambia in questo senso, però ha sempre le abilità psicocinetiche. Vabbè. Poi ha un po' elementi da RPG, nel senso che c'è tutta la gestione delle abilità, degli oggetti, eccetera. Comunque, insomma, facciamo prima a iniziare e vedere. Io nei miei test, come sempre, salto i dialoghi perché non mi voglio spoilerare nulla.
あなたは生きるのよ。 Però infilano col trapano. E ci di quello. Poi sembrano cavi virtuali in realtà. Ologrammi. Olografici, insomma. Spiegazione. Gli altri sono morti. Estranei. Elimina tutti i forestieri. ok. Sì. Allora vediamo una cosa un attimo. Ok, difficoltà non te la fa scegliere, te la fa mettere dal menu, per cui ripeto, in teoria si può modificare. Un po' strano che non te la faccia mettere a inizio partita, ma comunque è così. Poi ci sono i vari settaggi, c'è un po' di roba. Io ho messo tutto al massimo, ho messo il limitatore a 60, che tanto va meglio per YouTube, però va bene. Allora, come al solito, quando i dialoghi partono da soli, ve li faccio leggere a voi. Quando invece si possono pausare, lo rileggo io. Tiene il grilletto destro, gancia con la levetta, aiuto il combatto attaccando con la spada e con il suo potere psicocinese. La spada è utile solo nei combattimenti ravvicinati, ma può essere usata per sopraffare i nemici con gli attacchi rapidi, affrontando i nemici uno dopo l'altro. Eseguire attacchi con un'arma, quindi con la X carica la barra, sì. Utilizzando una combinazione di armi e psicocinesi potrai sbarattarti i nemici. Inoltre colpire un nemico con un attacco con arma te lo farà agganciare automaticamente. Ok, quindi basta. Puoi modificare l'agganciamento automatico, vabbè. Il combo è fatto da 3. Col B si fa gli scatti. Ok. A
vuole che si usino insieme. Perché poi dici salti e poi premi questo, se no lo dici. In questo caso ci folgono insieme. Che devi tenere premuto per lo scatto. Fa il fendente dal basso, dice. Premissimo mentre ti muovi per eseguire un attacco rotante. Un'ampia area. Questo attacco ripristina notevolmente la tua barra psi, quindi aggiungerlo nel combo per combattere senza consumarla troppo. Può essere usato una volta sola per ogni combo, ma l'apprendimento di altre abilità ti permette di aumentare il numero di utilizzi. Quindi tipo XX, vediamo un attimo. Dunque, esegui un attacco con la manica dopo aver colpito con un attacco di psicocinesi, tieni premuto le T. Praticamente fa lo scatto che si tiene premuto entrando, quindi va subito addosso sostanzialmente. Mentre colpisci con X o Y, se esegui un attacco di psicocinesi tenendo premuto RT, puoi sferrare un attacco consecutivo di psicocinesi. Se consuma molto barra psi, quindi attacca con... mentre colpisci. Farà l'abilità attacco consecutivo con scatto e attacco consecutivo di psicocinesi, aumenterà il numero di volte che è possibile utilizzarle consecutivamente. Concatenare un attacco consecutivo con scatto. Vabbè, spero. Però non lo vediamo, spero che ci sia un riassunto a qualche parte. C'è le mosche che gli tirano intorno per fare questo rumore. Ok, puoi rivedere ciò che hai imparato nel del tutorial, dalla schermata di aiuto, nella libreria. Ok. Voto non me lo dai. Yosh,
これで訓練過程は全て終了した。明日からは貴様も海抜軍の正式隊員となる。その前に訓練生には24時間の自由行動が与えられる。明日の正式着任を前に体を休めておけ。了解しました。Tutto tipo cyberpunk, citato il suo New E, una specie di Giappone moderno, cioè futuristico. Ok, Yuito, com'è andato il test? Nagi, com'è andato? Se Nagi, test, direi abbastanza bene. Abbastanza bene o molto bene? Avevi un brutto aspetto quando ho collegato il cavo SAS. Sembra che li ammazzasse. Oh, mi ha fatto davvero male, ma mi sono abituato. Ma poi mi sono abituato. A quanto pare ti sei divertito, è così tipico di te. La presentazione fatta in questa maniera non è un nuovo, però lamentarsene, voglio dire. No, non che non ci stava bene, chi è che non lo vorrebbe? Tutto specie di cartone animato, ma ovviamente è un impegno non da poco. Quindi domani saremo nelle FSA. Come abbiamo sempre sognato, non riesco a crederci. Sì, forse intende per i plotoni diversi, non so. Che succede? Non sei molto emozionato? Sono felice anch'io, non te l'ho detto. Sono stato salvato da un soldato FSA quando ero bambino. Per questo volevo farne parte anch'io, ma... Ma cosa? Ultimamente mi sono chiesto se questo fosse il mio obiettivo finale. Sono qui oggi perché qualcuno mi ha salvato, quindi mi domando se ci sia un modo migliore per salvare la vita di altre persone. No, salire i gradi. Non è possibile sopportare un peso del genere, le persone hanno dei limiti. Siamo nell'FSA e combattiamo gli estranei. Facciamo meglio il lavoro che ci è stato dato per ora. Sì, hai ragione, immagino fosse solo un po' di ansia. La prima cosa, devo diventare un vero membro dell'FSA. Apprezzo molto la tua gratitudine, signor Yuito. Allora, più tardi farai rapporto alla tomba dei Sumeragi. Odio raccontare ogni dettaglio agli antenati, mi infastidisce. Oh, cos'è, una fede tutta loro? Gli antenati. Beh, non è solo quello, la tomba dei Sumeragi ora collabora con Baki. Chi è Baki? Ah, Baki. Cosa? La tomba dei Sumeragi è la tomba della tua famiglia. So che è un posto per turisti, ma fanno cose del genere. Ho sentito che succede sempre più spesso. È una cosa che ha deciso mio padre. Giusto, devo inviare un messaggio a mio padre e mio fratello. Tanto suo padre non risponderà comunque. So che non voleva che ti unissi all'FSA, ma che crudeltà. Tu ride sempre quando è al consiglio. Non ha due facce diverse, ma tre. Insomma, è un politico dopo tutto. In ogni caso gli invio solo dei messaggi semplici. Ciao. Non vengo a casa stanotte. Questo è un rapporto, messaggio neurale ricevuto. Oh, mio fratello ha già risposto. Ah, ok. Cosa dice? Bel lavoro, ce l'hai fatta. Messaggi semplici. Complimento da parte del direttore Sumeragi. Hai una promozione assicurata. Ah, forse è Yuito Sumeragi, non me lo ricordo già più. Mi stai prendendo in giro? Mio fratello non mi darà dei privilegi solo perché è il direttore dell'FSA.
Ok, mi dispiace. Sì, certo. Se davvero ti dispiace, devi darmi il portachiave del bigliettino che riceverai da Baki. Portachiave del bigliettino. D'accordo, ho capito. Prenderò un bigliettino e ti darò il mio portachiavi. Poi dovrai aiutarmi con le ragazze. Non mi sembra abbastanza. Non mi sembra proprio uguale. Ho più possibilità se sei con me. Carina la spada. Cosa dovrò fare del lavoro extra per te? Brutale, pum, sparito. Avanzando nella storia ricevo messaggi da vari personaggi per visualizzare bla bla. In alternativa puoi aprire la schermata e messaggi con questo. Così. Allora, un attimo. Puoi controllare l'ambiente circostante, la direzione del tuo obiettivo tra via minimappa, vabbè. Apre, ok. Prossimo obiettivo nella parte A. E qua si vede che ricorda molto Gold Eater. Ti piace molto Baki. Ma non so cos'è. Fa sentire tranquillo, in un certo senso, come un peluche che avevo da bambino. Qui sembra c'è il shading sulla lontananza. Allora, com'è che era così? Messaggi neurali. Un attimo. Personaggi. Sì, su Mirage, appunto. 1,73. Psicocinesi. Questo aereo cinesi. Già qua. Non so, sarebbe interessante se si potessero veramente andare in giro in quattro, tipo. Ognuno col suo. Il discorso è sempre quello. Cioè, se uno volesse, potrebbe fare. Genshin Impact un pochino fa questo. Cioè, potrebbe effettivamente fare un sistema di combattimento complesso in cui. Devi valutare sinergie anche elementali, no? Non ne ho idea cosa, come sarà. Cambia info, cosa vuol dire? Anche questo è un ragazzo dell'animo gentile, pieno di entusiasmo e sempre pronto a rallegrare l'atmosfera. Conosce il rito dei tempi dell'Accademia, ha superato insieme a lui due addestramenti con la ferma intenzione di entrare nell'FSE. Sa bene da quale famiglia provenga Yuito, ma questo non l'ha mai condizionato, né gli ha impedito di diventare il suo migliore amico. È sempre stato un grande fan della FSE, ne apprezza gli elevati standard qualitativi, ma il suo background è quello della classe operaia. Trova eccessiva l'aria molto seria di Yuito, ma è sempre gentile con lui e passano molto tempo insieme. Allora. È un gran fan della mascotte Baki. E ne colleziona tutto il merchandise, ok. Vabbè, quindi alla tomba vendono queste merchandise. Abbiamo i cosi. Pool, scammy pool. Pool vuol dire piscina, penso, la piscina di spazzatura. Vabbè. Un pool dotato di estremità a forma di corallo. Pare che nessuno abbia ancora visto questo estraneo sorbire cervelli o cibarsene. Si presume che questa peculiarità sia dovuta ai coralli. Che impedirebbero il processo di assorbimento. Diversamente dagli altri pool, pare che questo esemplare non trasporti grandi quantità di liquidi. Però non sappiamo niente di perché siamo in questo mondo. Tende ad attaccare a distanza lanciando i suoi fluidi corporei. Si presume che i bile pool e i doppel pool, bile pool vuol dire appunto tipo piscina sacca di bile e i doppel non so, assumono questa forma dopo aver attraversato un lungo periodo di disidratazione. È il bad di rum, un tipo di rum che spesso, quindi ci sono le varianti poi evidentemente, che spesso viene visto brandire gli arti superiori di esemplari della sua stessa specie. Infatti c'è a mano il braccio di uno. Quando la preda è vicina esegue con i suoi compagni una mossa simile a una stretta di mano. Ehi, piacere! Anche quando si lanciano individualmente all'attacco non mollano la presa, causando l'amputazione dell'altro estraneo. Sono solito usare le braccia dei compagni come vere e proprie armi, sbattendole violentemente al suolo e agitandole mentre ruotano vorticosamente, estendendo la portata del loro attacco che la sbattono a fare al suolo. C'è lo scummi pendu, sono quelli che volavano, un pendu apparentemente privo di cavità orale, è probabile che questo estraneo non sia in grado di cibarsi gli organi cerebrali. Quindi qualcuno probabilmente si ciberà di organi cerebrali, se no non me lo dice.
non insiste a dircelo. Nonostante questo sembra bermarli comunque, e quando ha visto la sua pedale è solito caricare e lanciare attacchi a distanza dall'alto. In rari casi è stato visto attaccare creature prive di cervello e persino altri estranei. Secondo alcune ipotesi ciò è dovuto alla frustrazione generata dall'impossibilità di soddisfare i suoi istinti. Hanno fatto un'analisi psicologica. Ma che cazzo? Su che base? Questo inoltre lo rende scarsamente pericoloso in battaglia. Tuttavia è consigliabile non lasciarsi distrarre dalla sua presenza quando vi sono altri estranei nelle vicinanze. Ok, questo è quello che sembrava che avesse tutte le mosche di sto mondo intorno. Questo Yon, perché non c'è una traduzione tra parentesi, è solito avvicinarsi alla sua preda strisciando per poi lanciarsi in un poderoso attacco in salto. Sebbene sembri nuotare nel terreno dopo averlo reso liquido, quindi acido, nel terreno, i dati di ricerca mostrano che l'estraneo stesso a liquefarsi e a penetrare nel suolo. In forma liquida non può essere individuato neanche grazie alla chiaroveggenza. Quindi sarà un altro potere quello. Ma è possibile scorgerlo a occhio nudo quando sbuca il terreno per sputare contro la preda. Vabbè, quando sbuca lo vedi, ok, grazie. Le sue appendici a forma di lampadina sembrano essere il suo punto debole. E non lo attaccavano sul fianco. Fare uso dell'invisibilità per colpirlo in questi punti può essere una strategia molto efficace. Non so se è vera questa cosa, si sarà... Qui c'è il riassunto. Oggetti disponibili in negozio. Ovviamente è finita, non mi sembra vero. Proprio quando pensavo che la parte più dura fosse finita, ci hanno dato il colpo di grazia con l'esame finale. Stavo per arrendermi, ma ce l'ho fatta grazie a te. Siamo volontari, quindi avremo il nostro bel da fare. La classe 567. Ottimo lavoro, ce l'hai fatta. Libreria storia, poi abbiamo una fase 0, ritrova, è giunto l'ora dell'esame di idoneità per l'arruolamento, che segna la fine dell'addestramento dell'FSE. Il cadetto Yuto Sumeraz è riuscito a sopportare il dolore causato dal cavo SAS. Ultimamente le teste di cuoio, no? Il SAS, cioè, è come se ti... in effetti ti ha caricato praticamente, nel senso una carica, no? di sfondamento, e ha superato la prova. Domani sarà un membro ufficiale delle forze di soppressione strane. Poi c'è anche team, vedo. Equipaggiamento. Oggetti. Questo ripristina la vita. Questa è l'arma. Gli orecchini a funerale. Il ricordo della persona che ha salvato Yuto da bambino. Sono dei gioielli tagliati per formare dei filamenti rossi, incastonati nel platino. Lo porta sempre con sé, all'orecchio sinistro lo considera un portafortuna che gli dà coraggio. Poi c'è la... Che c'è di qua e di qua? Cosa cambia tra gelatina leggera e tutti i due punti gelatina leggera? Tenuta samurai. L'FSE dispone di diversi fornitori e proprio linee di uniformi. Tra queste vi è la linea di tenute da battaglia nere. Il modello samurai offre funzionalità ed estetica ispirata agli antichi guerrieri. Vabbè. Poi abbiamo il team... Ok, si può arrivare a 3, ma lì sembra che potrebbe esserci un posto per un quarto. Vabbè, andiamo avanti. Ah, c'è qualcosa di interessante da dire. E il recluta, è bello averti con noi. A dirla tutta, sono semplicemente contento di non essere più io l'ultima ruota del carro. Tu? E sapevi che quella luce rossa viene chiamata Neon? Cavili. Allora il neon che si vede da qui è così bello. Non so, ce n'è una. Questi? Ma quella è la tipo la Torre Eiffel. Pare che forse se ne ha qualcosa di simile in Giappone, no? Non mi sbaglio. Le macchine si scambiano un sacco di informazioni quando vengono manovrate grazie alle abilità. E uno dei risultati visibili tale scambio è la luce di quel neon. Quello sarebbero informazioni che... proiezione di informazioni. Cos'è? Perché sono... Andiamo qua. Oh, una regola. Ti hanno selezionato. Oh, hai fatto l'arruolamento volontario. E ce l'hai fatta lo stesso. Incredibile. Non ci riuscirei mai. I miei poteri non sono abbastanza...
per fare soldato volontario. Mi raccomando, falli a pezzi anche per me. Perché tutti hanno dei poteri qua. Sono venuto nel distretto di Ryujini per incontrare i guardiani scarlatti. Cioè noi, praticamente. Tu sei dell'FS, incredibile, ne ho già incontrato uno. Sono stata anche alla tomba dei Sumeragi. Basta andare da quella parte. Aspetta, tu sai già dove si trova, ovviamente. Ce l'ho sulla minimappa. Questo. Ok, credito, penso che abbiamo ottenuto. Ci sono alcuni luoghi in cui puoi ottenere degli oggetti. Oggetto dato ambientale, alcuni tipi di oggetti. Ma potremmo dire oggetti vari. Qua si può attraversare questo. No. C'è questa? Niente. Questo posto di Arash è fantastico. Voglio i dati di quel visiogramma. Chissà dove posso trovarli. Un amico sta cercando il posto del maggiore Kyoka, solo che lei non è testimonial come Arash. Presumo che li incontreremo. Altri crediti.